parte fortuna. Oh. Che ci fai qua? Te che ci fai qua? Io sono venuto da là, sono uscito dalla vigna e poi sono venuto qua, stavo cercando di scappare. Vigna? Sì. Eri anche te in vigna, anche io ero in vigna. Anche te? Sì, ti giuro. Ma quanto tempo è passato? Non lo so. Ma credo tanto, tanto tempo, ma veramente tanto. Il simbolo c'è ancora? Questo? Sì. Però guarda anche cosa ho trovato. Ho trovato un piatto in mezzo alla vigna, a caso, con sopra questo, vostre vite. Però è strappato, vedi? Io l'altro pezzo. In che senso è l'altro pezzo? Perché io ho trovato il computer. Questo è quello che avevamo rotto. Sì, e questo era lo stesso, sono gli stessi piatti che usa quel mostro per tirarceli addosso. Quello con la maschera bianca. È lo stesso. È lui. Io stavo scappando da lui, non so dove, perché magari ci sta ricorrendo. Anche secondo me. Ok, unisci. C'è scritto voglio le vostre vite. Ecco. Ma certo, ma ti ricordi l'altra volta? Dammi la lezione. Sì, che avrebbe continuato a chiederci l'impossibile fino alle nostre vite. E cosa facciamo adesso? E comunque, non lo so. Cioè, ci può anche controllare. Ti anche ricordi, in questo momento. Abbiamo fatto un incidente prima, no? Prima di entrare in vigna, è colpa te lo ricordi? Sua, quindi? Sì. È stato tutto merito suo. Sì, 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 sì. Che possiamo fare? Io non... Allora, innanzitutto credo che dovremmo tornare a casa. Ok, prima torniamo a casa e poi vediamo che cosa fare, d'accordo? Sì, ok. Dove? Io stavo andando in quella direzione. Anche te, giusto? Sì. Andiamo. Continuiamo ad andare là. Adesso? Potremmo andare... 1, 2, 3. A destra? Vedo troppa natura. No, pericoloso, vero? Ho paura di tornare dove sera. Allora andiamo a dritto. Dritto? Sì, 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 sì. Ok. Oddio. E ora dove si va? No, qua sembra abitato. Esatto, andiamo dritto. Sempre dritto. Ma scusa, ma non ti sembra la stessa? No, è la tua impressione, forza. Dici? Sì, sì. Eppure mi sembra quasi uguale. Vabbè, forse sono cose molto simili, no? Credo, a questo punto. Comunque questi alberi mi sono familiari. Capito, questi due. Ho ci la siamo... stessa impressione. Ci siamo passati nel mezzo prima, vero? Credo di sì, mi sembra. Ma io ti giuro, non è che stiamo girando in tondo? Ma no, perché stiamo andando tutto a dritto. Non è possibile. Non so. Quindi per forza bisogna continuare avanti. Ma se si va di qua? O di no, qua? No, 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 non voglio tornare nel quindi vigneto. Quindi continuiamo la strada, giusto? Sì. No, ti giuro, ma... È molto simile. Un attimo, aspetta. Già siamo stati non so quanti ore in vigna. Che poi anche a te ti ha tolto il telefono, tutto ti ha tolto, no? Non ho niente, a parte un piatto e un foglio. Dobbiamo continuare. Sì. Andiamo. 5 minuti. No, 25. Dai. No, basta, andiamo, forza. Andiamo, dai, su. Io prima arriviamo, vedo, meglio è. Appena lo vedo quel mostro, guarda. Perché c'è una macchina ferma in mezzo alla strada? Oh, aspetta, aspetta. Quella è la mia macchina. La tua macchina? Sì, guarda, è lei. Oh. Bene. Finalmente qualcosa di positivo. No, aspetta. E quella? Ma... Quella è la mia macchina. E scusa. Ma qui siamo nel punto in cui... Ci siamo incontrati. Quindi abbiamo girato intorno tutto il tempo? Qualcosa non torna, sai, vero? Due macchine, lo stesso punto, siamo tornati indietro. Ecco. Questa... perché le cose erano così familiari. È opera sua. Oh no. Guarda. Oh no. Una sarà mia, scegliete quale. Vuole prendersi una macchina. Come facciamo a scegliere quale, scusa? Cioè, ma... Senti, facciamo così. Andiamocene. Cioè, te prendi la tua macchina, prendo la mia e andiamocene. E ignoriamo quello che vuole, certo, lui. Certo che lo ignoriamo, andiamo, forza. Sei sicuro? Sì, sì, assolutamente. E ci saranno delle conseguenze, uguale. Eh no,
Però non si gira la chiave. Ok. Perché ci sono tutte queste spie? Solamente la macchina non partirà mai. A me non sta funzionando. Anche la mia non va. Si spenge e si riaccende. Che succede? Non ho idea, c'erano tutte le spie accese. Non ho idea, c'erano tutte le spie accese. C'era anche una dell'olio. Forse ho un guasto allora. Che sembra esserci. Non lo so. Non credo, non lo so, non... Quindi cosa facciamo se non possiamo muoverci con le macchine? Ho paura che in realtà non è che non funzionino le macchine, è che lui non le vuole far funzionare. Visto? Te l'ho detto, dobbiamo darne una. Ma quale? Come si fa a decidere quale darti? Scusa. La tua è più vecchia, partiamo da questo presupposto. Sì, ma io devo tornare a casa. Vabbè, ci posso accompagnare io. No, la sua tanto non andava, hai visto? La mia, insomma, si accendeva un pochino. Ma non andava lo stesso? Senti, se no litigheremo sicuramente. Sfida a qualcosa? Ok, allora, tipo sassa, carta, forbici? No, qualcos'altro. No. Facciamo chi rimane appeso più tempo all'albero. Tipo una prova fisica, ok? Quindi chi perde dalla macchina? Sì. Ok, io mi aggrappo qua. Io di qua. Successivo. Quindi chi perde dalla macchina, ok? Sì, sì. 3, 2, 1, via! Via. Aiuto! È difficile, sembra troppo intrecciato! Oh, sto per cadere! Anch'io! Dai, cadigli, forza! Oh. Ok! Hai visto? Mi sono fatto malissimo! Cavolo! Forza, allora digli che diamo la tua! Vediamo se funziona adesso! Io ti do la mia macchina! Sentito? Proviamo a partire! Visto? Funziona. Te l'avevo detto, era per quello. Ok, adesso capiamo dove siamo e andiamo a casa mia. Subito. Andiamo. Partirei. Andiamo di là. Finalmente. Ok. Eccoci. Ok. Almeno abbiamo trovato casa di nuovo. Sì. Ma potevamo benissimo non trovarla. Fortunatamente ho riconosciuto quell'incrocio laggiù. Perché esatto. Sennò probabilmente... Ma per fortuna c'è... Mi sto proprio anche vicino, perché chissà dove potevamo essere, se no. Oh, non ne posso più. Oddio. Dai. Forza, andiamo in casa. Devo mettermi seduto. Un attimo. Oh, finalmente. Non ho nemmeno le chiavi di casa, quindi dobbiamo per forza stare qua finché non c'è più. Come non hai le chiavi di casa? No, mi ha preso tutto. Oh, cavolo, e quindi? Abbiamo solo le chiavi della sua macchina, a quanto pare. Allora, dobbiamo pensare a come fare. Più che altro dobbiamo toglierci questo. L'unico che può togliercelo è lui. Giusto, è lui. Esatto, quindi magari potremmo chiamarlo e convincerlo. Anche se non funzionerà mai sicuramente. Ok, possiamo chiamarlo, ma non sicuramente non va convinto, va. Ha fatto qualcosa. Magari lo prendiamo, lo blocchiamo e poi cosa facciamo? E poi... Magari è lui che deve fare un incantesimo e quindi non possiamo farci niente. No, siamo almeno bloccati. Almeno che? E se disegnassimo lo stesso simbolo che ci ha fatto a noi, a lui, l'incantesimo si accenderebbe anche per lui. Quindi anche lui sarebbe maledetto. E quindi, se vuole che lui sopravviva, ce la deve togliere a tutti la maledizione. Ok. Facciamo allora... che vada a prendere qualcosa. Sì. E poi aspettiamo che arrivi. O comunque che si presenti. Ok, arrivo. Dovrei avere qualcosa. Ok, questo potrebbe andare bene. È qua. È già qua. Guarda, è lì.
sta già spiando. Ok, devo fare finta di niente. Non ti muovere. Perché? Fai tutto normale. Che succede? È dietro di noi. Non ti girare. Che faccio? Non ti girare. La blocco, io scrivo, ok? Però mi devi far vedere il simbolo perché sennò non me lo ricordo. Ok, guarda. Come faccio adesso? Sta arrivando. 3, 2, 1. Ora! Forza! Ok. Simbolo. Veloce, si sta muovendo troppo. Non riesco. Okay. Aspetta. Ok. Stai fermo. Piccolo. Forza, forza. Grande. L'ultimo. La mezzaluna. Okay. Mezzaluna. Lascialo. Lascia. Adesso è il nostro stesso simbolo. Quindi, se non vuoi morire, devi togliere la maledizione. Sia a te, sia a noi. E sei obbligato a farlo perché sennò anche la tua vita sarà breve. Fai una scelta. Quindi? Non c'è. È sparito. Non c'è più. L'ha tolto anche lui. Sì. Siamo salvi, è finita. Oh, sì, sì. Posso tornarmene a casa quindi adesso? Vai, io aspetterò qualcuno che mi apra casa. Ok. Ciao. Ciao. Finalmente è finita.